un filo conduttore molto sentimentale, troppo sentimentale, che mi lega a questo posto perché in pratica ho vissuto in questa città per diversi anni. E qui è vicino a Settignano. È avvenuta, diciamo, la svolta un po' della mia carriera quando ho incontrato Marco Falagiani, Massimo Barbieri, Giancarlo Bigazzi, tutta la squadra di Firenze che mi ha adottato e mi ha portato al Festival di Sanremo nel 2007 con Pensa. E da lì. Da lì è partita tutta la mia storia e quindi ogni volta che vengo qui, insomma, rivivo di riflesso i giorni, insomma, quei giorni che erano abbastanza spensierati rispetto adesso. Però sapete che questo è parliamo di circa di 10 anni fa, perché penso uscì nel 2007, quindi sono passati 10 anni esatti, 10 anni esatti. E vedere come sono cambiate le cose nel corso di questi anni, comunque, è veramente bello perché è stato un percorso con tanti ostacoli. È stato un percorso abbastanza complicato il mio rispetto a tanti altri miei colleghi. Però ogni volta che mi guardo indietro e vedo, insomma, che c'è tanto amore che si è radunato intorno a questo progetto, capisco che al di là degli errori che abbiamo fatto, delle toppe che abbiamo preso nella vita, comunque in fin dei conti abbiamo lavorato bene. Di questo devo ringraziare in primis sicuramente Giancarlo Bigazzi. Grazie.